non si sono mai scritti direttamente, ma uno sapeva tutto dell'altro. La storia che stiamo per raccontarvi parte da qui, da San Giovanni Rotondo, dove è vissuto e morto Padre Pio da Pietrelcina, lo stigmatizzato del Gargano. Sì, perché la vicenda di cui vogliamo parlarvi ha molti attori, primo fra tutti Padre Pio, ma poi c'è anche questo sacerdote qui, si chiama Luigi Orione, e anche lui per la Chiesa Cattolica è un santo. Don Orione, Papa Giovanni Paolo II, beatificandolo, l'ha definito una geniale espressione della carità cristiana. Canonizzandolo, dopo 15 anni, l'ha definito lo stratega della carità. Il volto noto di Don Orione è questo, la strategia della carità. Strategia della carità come modalità, ecco, per rendere presente il Signore, l'annuncio cristiano, la strategia della carità come strategia di unità della Chiesa. Va ricordato che il suo carisma si muove e si concentra in una grande passione per l'unità della Chiesa e attorno al Papa, centro visibile dell'unità della Chiesa. Noi facciamo un quarto voto di fedeltà al Papa, ma questo quarto voto di fedeltà al Papa vissuto mediante le opere della carità, che sono il coesivo, il collante, ecco, della Chiesa, sono la vita, la chiamava il sangue della Chiesa oggi, no? Per cui Don Orione è conosciuto soprattutto come uno dei tanti santi della carità, ma era uno stratega dell'evangelizzazione e dell'ecclesializzazione, mi si passi questa parola, mediante la carità. Don Orione, in queste immagini straordinarie dell'epoca, è un prete degli ultimi, godeva della fiducia personale di Pio X e svariate volte svolse per la Chiesa il compito di mediare in casi difficili, tra cui quello di Ernesto Buonaiuti. Ma è anche un prete dell'azione sociale, pronto a rimboccarsi le maniche in ogni momento e quando la Sicilia intera ha bisogno di lui, Don Luigi è in prima fila. I primi eventi con cui ha avuto a che fare, mettendosi come protagonista attivo, sono stati gli eventi di fine 800, inizio 900, l'opera dei congressi, tutto quel movimento della Chiesa per andare al popolo, la riconquista sociale, si mette dentro a problemi sociali anche in modo piuttosto attivo e competente, c'è un proclama alle mondine, agli operai, ecco, che, in cui interviene in nome della Chiesa rivendicandone i diritti. E l'evento che forse più l'ha lanciato sulla scena italiana e poi anche mondiale è stata l'opera di ricostruzione dopo il terremoto di Messina e Reggio Calabria. Sappiamo 98.000 morti, Messina in particolare distrutta, altrettanto Reggio Calabria, e Pio X, che conosceva personalmente già Don Orione, pensò a lui come vicario generale della diocesi, una posizione per lui molto delicata di responsabilità, ma molto delicata, lui prete che veniva dal nord, dal Piemonte, essere praticamente il plenipotenziario del Papa, degli aiuti della Chiesa a Messina. Rimase vicario generale per oltre 3 anni. Pio X ebbe a commentare questa presenza di Don Orione dicendo con il suo segretario Monsignor Bressan: è un martire, è un martire, e segni di questo martirio non mancano proprio. Santo dell'azione, ma anche della contemplazione e della preghiera. Guardate ora questo vegliardo con la barba e con occhiali scuri. Si chiama Frate Ave Maria, soprannominato anche il veggente cieco. Ecco, dobbiamo proprio ad un'intuizione di San Luigi Orione se oggi conosciamo un personaggio come Frate Ave Maria.
decise di fondare, perché alla fine ci vuole la sua decisione, ma lui diceva che era la provvidenza che giocava, ecco. Lui aveva questo forte impulso che noi oggi, ecco, chiamiamo carisma, questa forte intuizione spirituale e apostolica insieme, e attorno a quella si coagularono alcuni giovani, alcuni chierici. Io faccio sempre osservare che il giorno in cui Don Orione è stato ordinato sacerdote, il vescovo che l'ha ordinato ha consegnato l'abito clericale a 6 piccoli figlioli, giovani seminaristi che volevano diventare preti con Don Orione. Ecco, io dico, è diventato prete ma aveva già i figli, ecco, come capita oggi in qualche matrimonio, ecco, per dire che ha avuto un impulso molto precoce, vorrei dire dirompente per lui, e affascinante, ecco, ed è nato un primo nucleo. Lui diceva sempre la provvidenza è l'opera della Divina Provvidenza, per cui l'opera è cominciato a essere chiamata l'opera della Divina Provvidenza, e i figli e i figli della Divina Provvidenza, ecco, ed è nato questo primo nucleo. Però proprio per questa larghezza di visione, no? Ed ecclesialità, c'erano molte strade, gli si presenta la situazione di alcune persone, uno in particolare, frate Ave Maria, ciechi, che desideravano farsi santi, darsi al Signore, e lui, se non c'è lo inventiamo, e ha inventato un ramo di consacrati ciechi, e poi un ramo di consacrate cieche che tuttora hanno una loro consistenza, le sacramentine non vedenti adoratrici. Ma attenzione, se oggi parliamo di Don Orione, lo facciamo perché entrerà in modo attivo anche nelle vicende di un altro santo straordinario, Padre Pio da Pietrelcina. Questi due santi, pur non conoscendosi, insieme riusciranno a compiere qualcosa di miracoloso. Il legame Don Orione Padre Pio è fortissimo, è intimo, spirituale. Non si sono mai incontrati, non si sono mai scritti direttamente, ma uno sapeva tutto dell'altro. Facendo queste affermazioni non apro così il sipario su rivelazioni o su misteri, ma apro il sipario su una storia veramente particolare, perché sappiamo che negli anni, ho scritto un libro, uno studio su questa relazione, e ho definito gli anni 1923-1933 il decennio della tormenta che si è scatenata su Padre Pio, i giudizi sui suoi eventi, sulle stimmate, è vero, non è vero, ecco, è un santo, è un impostore. Si è scatenata una tempesta con rare schiarite di sole in questo decennio. Bene, Don Orione è stato un protagonista attivo, quasi una carta giocata da alcune autorità vaticane, le principali, dal segretario di Stato Gasparri, al cardinale Merry del Val, che era il prefetto del Santo Uffizio, e di entrambi godeva di una stima così aperta, e che chiesero a lui, che era in fama di santità già allora ed era conosciuto per una persona prudente, di giudizio, equilibrata, gli chiesero di farsi un'idea. Quindi lui ha coordinato delle ricerche extra coro, e proprio per questo, lui lo dice Don Orione, ecco, il non aver conosciuto
e farmi conoscere come amico di Padre Pio da Pietrelcina mi ha permesso di poter svolgere questo lavoro in serenità, in discrezione, in verità, perché a quel tempo, come capita anche oggi in società, o con me o contro di me. Questa curiosa amicizia a distanza tra i due santi è testimoniata anche da alcuni miracoli. Padre Pio inviava ad Don Orione qualche persona che aveva poi bisogno di essere indirizzato, sostenuto, guidato, che lui non poteva fare, e come pure Don Orione inviava a Padre Pio persone che magari avevano bisogno di una scossa interiore, ma non solo una scossa interiore, qualche volta anche problemi. È raccontato dalla cognata Salviucci del cardinal Sili, che era uno dei cardinali del Sant'Uffizio di allora, che ha ascoltato di un operaio, di un muratore che era caduto e aveva perso l'uso di un braccio, e sapeva che a Roma c'era Don Orione, e che era in fama di santità, a quel tempo già piuttosto pubblica, e si presenta a lui: padre, lei mi deve fare un miracolo, non posso più lavorare, ho famiglia. E Don Orione si schermisce un poco e dice: caro figliolo, ma io non sono mica un santo, mica faccio i miracoli. Però dice: in Puglia c'è uno che fa i miracoli. E lo indirizza a Padre Pio. Fatto è che dopo una settimana questo operaio torna e con il viso raggiante scuote la mano davanti a Don Orione e dice: ecco, sono stato da Padre Pio. Ecco, quindi una collaborazione anche di questo tipo. Ma quello che in questo racconto ci interessa è un determinato momento della vicenda di Padre Pio. I fenomeni mistici che interessavano lo stigmatizzato del Gargano avevano infatti cominciato a dargli grande notorietà, e quindi erano migliaia i fedeli che si recavano a San Giovanni Rotondo per parlare con il frate cappuccino. In poche parole, il fenomeno Padre Pio era esploso e diventava difficile contenerlo. Da una parte, la stessa comunità dei cappuccini non capiva bene cosa stesse succedendo al proprio confratello, dall'altra parte anche la Santa Sede, chiamata in causa, guardava con un certo sospetto quello che gli accadeva. Attenzione, da questo momento inizia quella fase drammatica che vedrà Padre Pio sottoposto a misure cautelari e prudenziali da parte della Santa Sede. Questo periodo verrà chiamato prima persecuzione di Padre Pio. A San Giovanni Rotondo si verifica il fenomeno della stigmatizzazione di Padre Pio. Immediatamente intorno a lui c'è questo grande afflusso di popolo che comincia a venerare le stimmate. Parliamo di immediatamente, anche se in realtà parliamo dei primi 6-7 mesi in cui le stimmate erano rimaste un fatto riservato, e questo afflusso di popolo provoca gelosia. Di qui comincia quella che noi chiamiamo la prima persecuzione di Padre Pio. Parliamo dal 1919 fino poi al 1933, perché c'è una lunga evoluzione di questa cosiddetta persecuzione. Invidia del clero locale, di una parte del clero locale, che vedendosi svuotare le chiese e di conseguenza le cassette delle offerte, cominciarono a inventare delle calunnie nei confronti di Padre Pio, calunnie che poi furono riprese e avallate anche in forma scritta dall'arcivescovo di Manfredonia dell'epoca, Monsignor Pasquale Gagliardi, che fece pervenire in Vaticano queste accuse. Questo era il clima che indusse il Vaticano, visto che comunque erano accuse firmate e in maniera autorevole l'arcivescovo del luogo, a vederci chiaro su questo fenomeno Padre Pio. Dobbiamo dirlo con forza,
Questo momento per Padre Pio è stato molto duro. Il santo ha sofferto moltissimo, soprattutto per le misure a cui è stato sottoposto, e in pochi gli rimasero sinceramente vicino nel suo calvario. Ma dobbiamo anche considerare che in quel momento i fatti non erano così chiari come oggi invece non li conosciamo. La prima misura cautelare è del 1922, la prima misura ufficiale del Vaticano. Passano circa 3 anni, dal 1919, il momento in cui si sa delle stime, al 1922. In questi 3 anni ci sono delle lettere anonime, poi le stesse cose vengono firmate dai sacerdoti di San Giovanni Rotondo, c'è una relazione negativa del vescovo di Foggia che accusa Padre Pio di usare acido fenico e veratrina per fare queste, per provocarsi le stimmate, c'è la visita e la prima relazione di Padre Gemelli e c'è soprattutto la visita di Monsignor Raffaello Rossi, che è il primo visitatore ufficiale che viene mandato dal Vaticano, il quale alla fine non dà un parere favorevole alle stimmate, però sostanzialmente, implicitamente fa capire che c'è qualche cosa di strano. Questa è la parte formale. La parte pratica è che, non riuscendo a far partire Padre Pio da San Giovanni Rotondo, si cominciano a fare dei comunicati per cui si dice che non consta tutto quello che è quel mondo spirituale, soprannaturale, che c'è intorno a lui. Nel 1922 arriva la prima restrizione, nella quale si dice, si invita Padre Pio a non scrivere più, a non avere corrispondenza con i direttori spirituali, e quindi anche poi gli si proibisce di mostrare in pubblico le stimmate. E poi via via arriveranno le altre misure. La vittima principale è stata quell'insieme di fedeli che Padre Pio cercava di accompagnare verso la perfezione cristiana. Lui ha sofferto effettivamente, soprattutto quando gli furono sospese tutte le facoltà sacerdotali ad eccezione della Santa Messa, che poteva celebrare in privato, essenzialmente perché in quel periodo, in quei 2 anni, lui non ha potuto accompagnare quelle anime in un cammino di o conversione o di maturazione nella fede. Personalmente, certo, è stato male, tanto è vero che quando gli fu riferita la notizia, prima disse sia fatta la volontà di Dio, poi si coprì il volto, gli occhi con le mani e visibilmente tentò di trattenere un'emozione prossima al pianto. Ma soprattutto lui si preoccupava appunto degli altri, non delle sue sofferenze, perché lui era abituato a soffrire e ad offrire le sue sofferenze. I carnefici sono stati forse tutti coloro che, mossi da invidia nei confronti di Padre Pio, hanno riferito al Vaticano accuse a cuor leggero senza verificarle. Certamente era dovere del Sant'Uffizio, come fa in tutti i casi di presunti mistici, perché dobbiamo anche riconoscere che un'indagine accurata su tutti i fenomeni che si riferiscono è necessaria, tanto è vero che pochissimi poi si rivelano veri mistici e molti si rivelano o mistificatori o addirittura persone mentalmente instabili, e non si sa chi dei due è più pericoloso. E dobbiamo tenere in mente che questo è anche il periodo della comparsa delle stimmate sulle mani di Padre Pio, cioè le mani del santo presentavano in modo visibile i segni della passione, quindi dei chiodi, di Gesù prima di morire sulla croce. E proprio a causa delle stimmate, potremmo dire, iniziano le persecuzioni contro Padre Pio. Stimmate per alcuni considerate per niente autentiche, ma semplice forma di isteria, come nel caso dello studio di Padre Gemelli. Ed ecco allora che l'amico santo di Padre Pio entra in campo. Don Orione tenta di ridare un po' di serenità a Padre Pio tra dichiarazioni del Sant'Uffizio e ispezione ecclesiastica a San Giovanni Rotondo, e così commissiona all'autorevole clinico Giambattista Morelli una relazione che comprova la inspiegabilità naturale delle stimmate di Padre Pio, escludendo una patologia psichiatrica. Don Orione
L'unica sua visita fu a Pietrelcina nel 1925, è testimoniata, ma non andò a incontrare Padre Pio, andò a incontrare i genitori e andò a incontrare l'ambiente per farsi un'idea, ecco, dell'ambiente, della famiglia di Padre Pio, perché sappiamo che molte riserve, molte insinuazioni e che non fosse una persona equilibrata psicologicamente, no? Si fece un'idea lì e tornò, ecco, così confermato. E poi anche sulle stimmate ebbe l'occasione, venne in Italia un grande cattedratico di Montevideo che lui aveva conosciuto a Montevideo, Giovan Battista Morelli, e gli chiese un favore di andare a San Giovanni Rotondo per farsi un'idea il più vicina possibile. E anche questo illustre esponente, ecco, della medicina gli diede una relazione positiva, senz'altro sull'equilibrio psichico e sanitario, e non sulle stimmate in quanto tale, ma sulla persona. Insomma, lui aveva già un'idea personale positiva, aperta di questo tipo. A questo punto entrerà in scena un personaggio molto particolare che cambierà il rapporto tra Padre Pio e la Santa Sede. Di questo personaggio sappiamo pochissimo e questa è una delle rare foto che lo ritrae. Padre Pio lo chiamava U Poliziotto perché era in grado di trovare qualsiasi cosa e risolvere i problemi. E appunto, quando la grande tormenta delle persecuzioni si abbatte su Padre Pio, lui scende in campo. U Poliziotto ha un nome e un cognome. Si chiama Emanuele Brunatto e la sua vita sembra un romanzo. Bussano alla porta di Don Orione due personaggi che Don Orione non andò a cercarsi, due personaggi molto determinanti nella storia non di Padre Pio, ma del riconoscimento della santità e della verità su Padre Pio, Francesco Morcaldi, sindaco di San Giovanni Rotondo, e Emanuele Brunatto, un laico convertito che era andato a risiedere presso il convento, devoto, una vita piuttosto anche complicata, contraddittoria, in cui alternava momenti di slancio, di fervore, di fede, di ricerca anche di santità, con altre debolezze di ogni tipo, di ogni tipo. Ecco, e sono andati da lui per chiedere, ci hanno detto di venire da lei per farci consigliare. Erano venuti questi due laici a Roma per perorare la causa di Padre Pio. Di fronte alle informazioni ricevute su Padre Pio, molte delle quali andavano nella linea delle stimmate non come un fatto mistico e miracoloso, ma di qualche cosa che poteva essere frutto di autosuggestione o addirittura di lesioni volontarie, ecco, su questo e su altri elementi, la Chiesa prese delle misure che sono da ritenersi prudenziali e cautelative. Sospese alcune forme di esercizio proprio per creare un momento di serenità, di tranquillità attorno a Padre Pio. Furono viste però come delle misure che andavano nel segno non solo restrittivo, ma anche di negazione della santità e di quanto avvenne a Padre Pio, perché l'atmosfera attorno a Padre Pio era surriscaldata. Ecco, quindi per questo, però si protraevano, e allora ecco questi due paladini di Padre Pio vengono a Roma. Prima di proseguire nella nostra storia dobbiamo chiarire che Emanuele Brunatto, U Poliziotto come lo chiamava Padre Pio, era un personaggio tanto particolare quanto onesto. E i suoi servizi, chiamiamoli così, non furono esclusiva di Padre Pio, ma anche lo stesso San Luigi Orione ne beneficiò. Brunatto frequentò Don Orione e capitò
anche un certo 21 giugno 1928, festa di San Luigi Gonzaga e anche festa di San Luigi Orione, capitò qui a Roma, nella casa di Don Orione, dove facevano un po' di pranzo, eccetera, e Brunato poi scrive: al termine del pranzo Don Orione mi chiamò in disparte in una saletta e cambiò di volto, un volto angosciato, preoccupato, e gli confidò di una pena, un'angoscia che aveva, perché da un mese un suo figlio, anzi due poi, erano in carcere accusati di un delitto turpe a Cassano Ionio, presso il santuario della Madonna della Catena, dove scomparve una bimbetta di 3 anni, 3 anni e mezzo, e fu accusato padre Hill di quel orribile delitto. Padre Hill era l'anima più semplice, più pura, più anche severa, vorrei dire, ecco, no? Nelle relazioni. E Don Orione non sapeva rendersi, darsi pace di questo, e Brunato dice: ci penso io, vado io, vedo se posso fare qualcosa, lei mi dia la sua benedizione e io vado a prendere un tesserino di giornalista. Ed è andato giù, perché era un caso nazionale, tutti i giornali ne parlavano, anche l'Osservatore Romano, di questo caso, di due preti in carcere accusati, ecco, di nefandezza e di uccisione di una bimba. Andò e trovò ecco, la prova che non poteva essere stato lui, e poi trovò anche chi era stato. Ma perché Emanuele Brunato faceva così paura ai detrattori di Padre Pio? Quali segreti custodiva? Era veramente in grado di dare uno scossone alle vicende che tenevano in un certo qual modo imprigionato Padre Pio? Io credo che i santi hanno un'intuizione d'anima del tutto particolare, come hanno un'intuizione della giustizia, della verità, ma non perché siano dei geni, ma proprio perché, avendo il Signore dentro, sono liberi. E se siamo liberi dentro, diventiamo intelligenti, diventiamo intuitivi, abbiamo il senso del da farsi, no? Don Orione aveva questo senso e colse in quest'uomo, naturalmente, le sue debolezze, ma colse, e questo tutti lo riconoscono, un fondamentale istinto di giustizia, di verità e anche di fede. Brunato si definisce il pubblicano, ecco, il pubblicano, e non così per un atto di gratuita umiltà, ma perché si riteneva tale. Io lo vedo nella schiera dei santi peccatori, Santo mi viene da dire proprio perché peccatore, perché sono i peccatori che si affidano a Dio, e spero in questa lista di esserci anch'io. Ma chi era veramente Emanuele Brunato e come è riuscito a cambiare il corso degli eventi circa Padre Pio, e soprattutto che fine ha fatto? Di questo e di altro ancora parleremo nella prossima puntata di Indagine ai confini del sacro. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Thank you.